Dottor Ruggero Rociola, qual è l'esigenza di introdurre un tecnico di fisiopatologia nell'arresto cardiaco e nelle cardiologie? L'esigenza di introdurre il tecnico di fisiopatologia nasce dal fatto che il tecnico rappresenta appunto un trade union tra le apparecchiature di ultima generazione come l'ECMO nell'arresto cardiaco, che significa appunto una possibilità in più per il paziente che va in arresto cardiaco perché viene messo appunto in circolazione extracorporea e quindi ha più possibilità di successo proprio il suo percorso in queste fasi così cruciali della vita. E in più nella cardiologia, perché appunto perché oggi sono sempre più avanzate le tecnologie e quindi pensiamo a procedure avanzate come nell'elettrofisiologia avanzata, l'impiego appunto del tecnico di fisiopatologia attraverso le apparecchiature di ultima generazione di mappaggio elettroanatomico e di assistenza al circolo. E quindi il valore aggiunto è questa figura in una cardiologia che diventa sempre più poliedrica. Grazie. Grazie a lei, dottore.